straordinario, nella sua incredibile follia, lucida follia, oggi Travaglio. Ma è una cosa incredibile, lo strillone del Movimento 5 Stelle oggi ovviamente se la prende contro la Boschi, come fai Libero, come fanno tantissimi, insomma è sparare alla Croce Rossa con buone ragioni, perché ricorda la cosa che abbiamo ricordato da 6 mesi, cioè che il PD nei confronti della Cancelleri, di Josefa Idem, di Lupi e di tanti altri era stato intransigente, poi quando si tratta dei re del PD, Renzi e la Boschi, è molto transigente. Ma non è questo il punto, perché all'interno del pezzo di Travaglio c'è una roba incredibile, ve la leggo, ci sono alcune accuse infamanti, dice, nei confronti del Movimento 5 Stelle, e le accuse infamanti del Movimento 5 Stelle sono quelle per il sindaco del PD e del sindaco del Movimento 5 Stelle di Bagheria, che avrebbe spifferato a un suo amico che c'era un'inchiesta su abuso edilizio che ci sarebbe stata da lì a pochi giorni. E invece dice ci sono altre accuse non infamanti, come quelle che riguardano, guarda caso, l'Appendino, perché non è infamante quello che è successo a Piazza San Carlo, perché non è infamante aver spostato da un anno all'altro del bilancio un costo, perché quello non è infamante. Se avessi fatto un privato sarebbe per Travaglio in galera per truffa nella rappresentazione dei dati contabili. Se lo fa un amministratore pubblico non è infamante, non è dimostrabile, non ne sono infamanti quelle che ha fatto la sua amica Raggi. Insomma, quando Travaglio, per dire alla Boschi che è colpevole, che fa due pesi e due misure, e quando insomma cerca di attaccare la Boschi, dice Boschi è inutile che guardi a quello che succede ai Grillini, perché tu hai fatto di peggio, lui stesso quando guarda i Grillini che cosa fa? Descrive quali sono le accuse infamanti da quelle che non lo sono, una specie di nuovo codice di procedura penale di Travaglio, che è basata soltanto su una cosa, non sul codice, non sulla procedura, non sui reati, ma sugli umori del nostro travaglietto quotidiano, oppure le sue passioni politiche, che noi possiamo ben leggere leggendo tutti i giorni con passione Il Fatto.